Grazie a me. Perché oggi il primo tempo male ha fatto una fatto male? No, però c'è una marcia in più. Ma quale marcia in più? Il primo tempo abbiamo giocato dentro la metà campo, ma di che stiamo a parlare? Ma di che parliamo, Pasquale? Ma di che cosa stiamo a parlare? Ma dovete essere equilibrati tutti quanti. Noi stiamo facendo un signor campionato e ogni settimana qua si parla della Samp, deve arrivare prima, deve arrivare seconda. Ma elogiate sti ragazzi ogni tanto. Ogni tanto, oh, si può perdere Reggio Emilia, non è che siamo i fenomeni. Quindi ogni tanto a sti ragazzi ditegli bravi. No, oggi abbiamo sofferto il primo tempo, ma che partita avete visto? Ha giocato meglio il secondo. Ma dove? Perché abbiamo fatto due gol. Il primo tempo abbiamo giocato dentro una metà campo con un'intensità che palla sempre su terra. Ma che state dicendo? Ma di che cosa parliamo? Dobbiamo andare a trovare sempre il pelo nell'uovo. Ma ogni tanto a sti ragazzi ditegli bravi. No, sembra che se la Samp perde ci godete. Non va bene così, perché non si può passare da un eccesso a un altro. Vinciamo in casa, siamo forti, e perdiamo, siamo delle pippe, scusate il termine, non va bene. Non va assolutamente bene, perché fate un danno alla squadra, perché io qua non devo fare l'allenatore, che poi non lo so manco fa. Devo fare il pompiere. Ok? Quindi quando oggi abbiamo incontrato il Teramo, andate a chiedere ai giocatori che c'è il Teramo, al di là del fatto che può attraversare un momento di difficoltà, di serenità. Ma ragazzi, il Teramo, Jefferson, Sansovini, Croce, Petrella, Di Paolo Antonio, Caidi, Speranza, quanti nomi vi devo fare? Un'infinità? Che pensate, ogni domenica noi facciamo una passeggiata? Noi abbiamo l'allenatore. Ma no, non significa niente, a me dispiace per i ragazzi. I ragazzi, quando giocano male, giustamente devono essere criticati, ma non si può passare da un eccesso a un altro con una semplicità immensa. Siamo a 24 punti, all'inizio campionato ci avreste messo la firma voi a sta 24 punti? O no? O ci scommetteva qualcuno su di noi all'inizio campionato? Ma questo non vuol dire che noi siamo forti o non siamo forti. Ogni domenica, ogni partita è una battaglia. Il Teramo ha perso, sì, il Teramo, e la Reggiana ha perso a Pordenone. Perché Pordenone è una squadra forte. La Maceratese ha bloccato il Parma. Di che cosa parliamo? Che pensiamo? Che noi ogni domenica viene il Teramo perché c'ha 10 punti, noi ce ne abbiamo 21, dobbiamo vincere 5-0. Il calcio non è così. Il calcio è fatto di equilibrio. Equilibrio quindi significa che ai giocatori bisogna dare serenità, tranquillità. Ok? Io non è che sono incazzato, io sono soddisfatto di quello che fanno, perché ogni domenica danno l'anima. Oggi chi non ha giocato per due partite ha dato l'anima, questo significa che è un gruppo forte, quindi io capisco le critiche, fatemene, non ci sta nessun tipo di problema, però ci vuole pure un po' di testa nel dire, ragazzi, è una partita storta, finito, mettiamola da parte. No, per una settimana parliamo sempre, abbiamo perso con la Reggiana, siamo delle pippe e quello non può giocare a calcio, a gennaio quello va via, a quell'altro ritorna. Oh, parliamo di calcio. Mica tutti lo capisci il calcio. Io sto dicendo che questi ragazzi ogni tanto vanno elogiati per quello che fanno, anche quando si perde, non fa niente ragazzi, andiamo avanti. Un ambiente forte si vede anche soprattutto nelle difficoltà, no, quando si vince siamo tutti bravi. Ok? Ma non, io mi sono arrabbiato perché entro in sala stampa, sento il primo tempo deve andare in rispogliatoi, perché pensiamo che se entra il presidente in rispogliatoi noi ci cambia la partita? Io penso che tu sei un po' fuori dalle righe. Ma come sono fuori dalle righe? Pasquale, arrivo e mi dici il primo tempo abbiamo fatto male. Abbiamo giocato ma non con quella determinazione. Ma che stai dicendo? Ma che partita hai visto? Riguardate la partita, Pasquale. Vabbè, vabbè, ciao. Ma io non mi voglio sfogare, ragazzi, non è uno sfogo. Cioè, ma non è uno sfogo. Sì, ma con queste fatte di battute voi ci giocate troppo. No, sì, perché la domenica, quando le cose va male, andate sempre a fare subito la domanda che dovete fare. Parliamo di calcio, poi dopo. Beh, parliamo di calcio. Di calcio. Domenica scorsa ha giocato male. Ha giocato male. E qual è il problema? Certo. No, e quindi il cambio. È il cambio che ogni partita c'ha una storia a sé. La Reggiana ieri ha giocato male allora. Ha perso 2-0, ha giocato male. O no? A Pordenone. Ho capito, ma perché dobbiamo passare. Ovviamente fai un'analisi diversa.
Allora, io l'analisi l'ho fatta sabato scorso, lunedì scorso, vi ho detto che abbiamo fatto una partita sottotono per intensità, ma abbiamo incontrato anche una squadra che fisicamente ci ha messo in grossa difficoltà, che poi noi abbiamo fatto male e l'abbiamo agevolati. Nel calcio ci può anche stare una domenica, ho sottolineato questo. Poi riguardo la partita, perché io le partite me le riguardo, e vedo che nel primo tempo il cronista che forse sarà anche di Reggio Emilia, dice: per un quarto d'ora la Reggiana fa bene. Il primo tempo, secondo i 20 minuti, 25 minuti, la Samb ha preso campo, tiene il possesso palla, si vede che poi fa male, poi entriamo nel secondo tempo e facciamo male. Ma perché non evidenziamo questo? Che andiamo sempre ogni tanto a dire no, e quello è scarso, e quell'altro è scarso, bisogna cambiare quello, bisogna cambiare quell'altro, e compra questo e compra quell'altro. Io ho 22-23 giocatori, sono contento di quello che ho a disposizione, e con quello che abbiamo a disposizione dobbiamo fare il massimo. Fino a gennaio, per me, tutti i giocatori, dal primo all'ultimo, se gioca un minuto o gioca 90 minuti o gioca 10 partite o non gioca una, per me sono tutti uguali, perché io devo fare delle scelte. Quindi, fino a che sono qui, io voglio recuperare tutti i giocatori che ho a disposizione, perché gli infortuni, le squalifiche, due stanno male, cinque, ho bisogno di tutti. E oggi la dimostrazione è che Ntò gioca dall'inizio una partita, dopo 10 partite fa una buona partita. Fioretti entra in partita. Radi, che era stato messo magari fuori per due partite, ha fatto una signora partita. Mori, che veniva dall'infortunio, ha fatto una grossa. Questo va evidenziato. Perché dobbiamo sempre andare a trovare o a fare la polemica? È quello che mi dà fastidio a me. Ma noi non ci accontentiamo, perché io non ho visto mai un giocatore, un allenatore o qualcun altro che va in campo per dire: vabbè, oggi se perdo pareggio, vabbè. Io da quando ho iniziato a giocare, da quando faccio l'allenatore, ripeto, ho i miei difetti, i miei pregi, sono bravo, sono scarso, ho iniziato da poco, ho iniziato da tanto, smetterò un altro anno di allenare. Sono andato in campo sempre per provare a vincere la partita, sempre. Okay, ma che stiamo secondi? Noi vogliamo fare più punti possibili, e il discorso è salvarsi il prima possibile, perché avete visto che i risultati delle altre squadre, cioè Maceratese ha pareggiato col Parma, Pordenone vince con la Reggiana, che Pordenone è una signora squadra, qualcuno pensa, il Lumezzane batte 2-1 il Bassano tre domeniche fa, quindi che pensate, che noi domenica andiamo al Lumezzane, noi abbiamo 24 punti, il Lumezzane ce n'ha 11, vinciamo 4-0 e finito, non ci andiamo per niente, chiamiamoli e diciamo: guarda, 2-0 ci basta, anche 1-0 veniamo. Che ragionamenti sono questi? Come hai chiesto alla vigilia di equilibrio, no? Mi sembra che c'è stato... La partita di oggi, noi il primo tempo abbiamo fatto una signora partita, perché abbiamo messo il Teramo, che ha delle qualità, dentro alla loro metà campo, con un modulo di gioco, c'è 5-3-2, che i spazi non te li lascia, giusto? Ma abbiamo creato i presupposti per andare in vantaggio, perché ci abbiamo avuto il calcio d'angolo che non ci ha dato sul tiro di Sabatino, Sorrentino, il colpo di testa di Sabatino, altre situazioni dove potevamo fare male. Paradossalmente abbiamo giocato meglio il primo tempo che il secondo, che abbiamo fatto gol, perché dopo abbiamo sofferto un quarto d'ora, 10 minuti, dove il Teramo con queste palle lunghe ci ha messo in difficoltà dopo l'1-0. Quindi, cioè, sti ragazzi, ma ci sta nell'arco di una partita di 90 minuti, stiamo a parlare del Teramo. Che pensiamo? Che noi, ripeto, qua sembra che noi ogni domenica, in base ai punti che ci abbiamo noi e in base ai punti che ci hanno gli avversari, il primo tempo dobbiamo stare 3-0. Poi il secondo, mi sembra di vedere Italia, Liechtenstein, come si chiama quello di Liechtenstein, contro l'Italia, che doveva finire 8-0. Oddio, non facciamo gol. Come se di là c'è una squadra che dice: prego, accomodatevi e andate a fare gol. Ma io non sono arrabbiato, a me dispiace per loro, perché qui bisogna avere equilibrio in tutte le cose che si fanno, dall'allenatore, dai giocatori, tutto, perché questo è un ambiente dove noi ci esaltiamo facilmente, ma come perdi una partita torni subito nel dimenticatoio. Non è così. Io posso capire in Serie D, lo capisco. E allora dici: dobbiamo vincere ogni domenica assolutamente, perché dobbiamo tornare ai professionisti. Ma mo ci stiamo dai professionisti. Questo è un anno importante per noi, perché ci deve servire
Oh, se andiamo in Serie B io sono l'uomo più contento del mondo. Che pensate, che mi dispiace a me? No, perché qualcuno pensa che a me mi dispiace, che io no, non gioco perché voglio perdere. Ma magari ci andiamo, ma magari noi stiamo lì davanti sempre. Ma so anche che ci sono gli avversari. Se ti serve a te, io so di chi è la colpa della sconfitta del Gemino. La colpa è di tutti. La colpa è di tutti. Quindi. Ma alla fine mi darai ragione. Ma i portieri sono alternanze. No, in questo momento secondo me dove ci serviva un po' più di esperienza, ma non per Pecorini, perché secondo me Pecorini fino adesso ha fatto benissimo, al di là degli errori che le possono fare tutti, come li faccio io lo fanno i giocatori. È un ragazzo di 20 anni e va solo che aiutato, per quanto mi riguarda, nel senso va fatto crescere, perché gli errori li facciamo tutti. Mi serviva un portiere che mi desse esperienza, che mi guidasse la difesa, che anche con i piedi nel gioco, e quindi la scelta è stata fatta soprattutto per quello. E non è una bocciatura per nessuno, perché magari fra due domeniche potrebbe rigiocare pure Pecorino. Però non aveva fatto male a Reggio. Ma non aveva fatto male neanche in casa col Parma, non aveva fatto col Parma, col Padova. Ma ci sta, ragazzi, ve l'ho detto l'altra volta, Posavec, quello del 20 anni del Palermo, fa 20 miracoli e due errori, quindi di che parliamo? Penso che la Samba oggi abbia dato un altro segnale importantissimo, perché è una squadra che ha dimostrato comunque di sapersi cercare subito alle spalle una brutta sconfitta e riprende tutto il cammino da dove l'aveva lasciato. Ma questo è il merito dei ragazzi, perché ripeto, affrontare una settimana dove si parla tutto tranne che di calcio non è semplice, quindi il merito è loro. Io posso solo dare serenità, tranquillità, ma in campo vanno loro, e quindi quello che fanno loro va solo che elogiato e apprezzato, perché ripeto, in momenti difficili ce ne saranno altri. Che pensate, ripeto, che vinciamo ogni domenica? No, arriveranno le sconfitte, arriverà un pareggio, è lì che dobbiamo essere bravi, è lì che dobbiamo dare più fiducia a questi ragazzi.